Pace e bene a tutti. Il brano della lettera di oggi è indirizzato a Padre Benedetto Nardella, Padre Benedetto da San Marco in Lamis, il direttore spirituale di Padre Pio, e lo trovate a pagina 638 del primo epistolario. È scritto da Pietrelcina il 4 settembre 1915. Ricordiamo sempre l'ambiente nel quale viene scritto questo brano, e cioè siamo già agli inizi della guerra mondiale, tra non molto purtroppo anche Padre Pio riceverà la comunicazione che dovrà partire per il servizio militare. Voi sapete che già nel maggio aveva scritto a Padre Agostino: caro padre, non è che mi devo fornire di qualche visita, di qualche certificato che attesti la mia salute. Padre Agostino ha detto: ma non ti preoccupare proprio, perché in queste condizioni chi ti chiamerà a fare il servizio militare? Assolutamente no. In realtà poi succede proprio il contrario e verrà dichiarato abile ai servizi interni, con grande rammarico di Padre Pio e anche con grande sofferenza da parte dei superiori. Comunque Padre Pio è ancora a Pietrelcina. Purtroppo la provincia comincia a impoverirsi di frati, perché molti frati vengono chiamati in guerra, tanti di loro saranno cappellani militari della Croce Rossa, altri proprio andranno sul fronte. Padre Agostino è lì lì per partire anche lui. Ultimamente è quello che ha maggiore confidenza con Padre Pio, quindi scrive più frequentemente a Padre Pio e assiste questa situazione di questo incrudelirsi, diciamo così, se è possibile usare questo termine, della notte oscura, cioè di questo silenzio da parte di Dio che avvolge quasi quasi Padre Pio di tenebre e lo mette costantemente alla prova. Padre Benedetto è un po' di tempo che non scrive a Padre Pio e Padre Pio si preoccupa, pensa che ci sia qualcosa che gli è successo, pensa che ci sia qualcosa che gli ha fatto dispiacere, allora ne scrive a Padre Agostino. Subito dopo Padre Benedetto scrive a Padre Pio una lettera molto rassicurante e molto serena. E il brano di oggi, pagina 638 del primo epistolario, datato il 4 settembre, ci riporta proprio la breve risposta di Padre Pio, che però ci offrirà la possibilità, l'occasione per riflettere su alcuni aspetti importanti della nostra vita spirituale. Lo leggiamo insieme. Mio carissimo Padre, Gesù sia sempre il Re supremo del vostro cuore, e così sia. Il risapere dal Padre Elettore che il non aver dato riscontro a nessuna risposta e nessuna risposta a certi dubbi che mi attraversano l'anima, il risapere che voi ve ne siete rimasto sordo e indifferente al mio calvario, non è cagionato da proposito di farmi sperimentare il vostro silenzio, ma sebbene da incolpevole dimenticanza, mi rianima un tantino e mi riesce di dolce conforto in mezzo a tanta desolazione di spirito a cui il Signore vuole porre il suo povero servo. Il mio presente stato fisico e morale è desolantissimo e mi riesce assolutamente impossibile il potervelo anche menomamente descriverlo. Dalle lettere scritte al padre Agostino vi potete formarvi un'idea meno adeguata di quello stato in cui da tempo sono rientrato. Ignoro cosa vuol significare tutto questo per me. Ignoro se sia degno io di odio o di amore. Pregovi quindi di leggere attentamente quelle lettere che il padre lettore vi farà leggere e dare poi la vostra sentenza in proposito. Non vogliate, padre mio, ricusarvi dal darmi una risposta in proposito, dal perché forse dovete pronunziare una sentenza che
che dovrà riuscirmi di sconforto. Toglietemi per amor della Vergine addolorata da una incertezza sì crudele. Salvatemi se ho fatto naufragio. Rialzatemi se mi conoscete che sono decaduto. In attesa di leggere la vostra sentenza di morte o di vita, vi auguro dal dolcissimo Gesù ogni consolazione celeste. E baciandovi la mano vi prego di voler degnare della vostra paterna benedizione questo indegnissimo figlio vostro, Fra Pio Cappuccino. Ecco, dobbiamo dire onestamente che a livello di linguaggio non è una delle migliori lettere di Padre Pio. Sembra molto difficile nel modo di esprimersi. Probabilmente Padre Pio sta vivendo anche una situazione fisica non troppo agevole, per cui anche quando scrive si risente un po' di questa difficoltà. Vediamo un pochettino. La lettera comincia proprio, dice: mi ha tranquillizzato Padre Agostino. Ho saputo che il vostro silenzio non era per punizione, ma per semplice dimenticanza, e quindi già questo mi dà tranquilla, mi dà serenità. Poi c'è questo riferimento importante: il mio presente stato fisico e spirituale lo potrete dedurre dalle lettere che ho dato, che ho spedito a Padre Agostino, perché voi sapete che già da quasi un anno c'era stata un'intesa tra Padre Pio, Padre Agostino e Padre Benedetto, che ciascuno dei due direttori, Agostino e Benedetto, poteva leggere le lettere indirizzate all'altro, perché Padre Pio diceva: io scrivo ora uno, ora un altro, scambiatevi le lettere così mi date il vostro parere. Il parere su che cosa? Su questo silenzio che ha Dio nei suoi confronti, e dice Padre Pio: io ignoro se dopo tutta questa situazione sia degno di odio o di amore. Ecco, Dio, lo abbiamo spiegato anche in qualche altra occasione, fa sentire la sua presenza forte nell'anima per tenerla in umiltà. E per fare questo, ecco, fa percepire quello che forse noi non sempre percepiamo, cioè la grande distanza esistente tra il creatore e la creatura. Allora dice Padre Pio: in questa distanza qual è la reazione? L'uomo si sente peccatore, si sente lontano da Dio, e quindi è come se Dio sottolineasse, segnasse questa distanza dell'uomo, e l'uomo dice: a quel punto non sa se è peccatore o è in grazia di Dio. Dopodiché, ecco, l'invito a leggere reciprocamente le lettere e a dare una sentenza. Padre Pio usa proprio la parola sentenza, cioè dovete dirmi con chiarezza se io faccio bene o faccio male. Non vi preoccupate di farmi del male, parlate con chiarezza nei miei confronti. Dicevo che questo brano è molto utile per la nostra vita spirituale. È molto utile perché ci disegna realmente chi è il padre spirituale. Innanzitutto, vedete, sia padre Benedetto che padre Agostino, ma anche poi in seguito lo stesso padre Pio, non ci troviamo di fronte a dei padri spirituali direttivi che ti dicono pure come devi respirare o come devi camminare o come devi vestire. L'obiettivo del padre spirituale per Padre Pio è quello di farti conoscere l'azione e la presenza di Dio nella tua vita, di spiegarti questa presenza di Dio. Allora lui chiede: spiegatemi, spiegatemi questo rapporto, spiegatemi questa presenza. E poi sarà anche quello che lui farà in seguito quando dirigerà le anime. Cercherà di spiegare l'azione e la presenza di Dio. Ma per fare questo, ecco l'atteggiamento fondamentale di Padre Pio: quella grande umiltà e quella grande sottomissione, dite la vostra sentenza, qualunque sia, io l'accetterò. Non vi nascondo che con un briciolo di esperienza, anch'io di direzione spirituale, noto che una delle cose più difficili nella vita spirituale è poter dire: guarda, qui stai sbagliando,
qui c'è qualche cosa che non va, perché le anime sanno già tutto, sono tranquille, vengono a confessarsi qualsiasi cosa tu dici, sì padre, ma io perché? Io per questo. Non si può crescere così. Non si può crescere se abbiamo continuamente l'atteggiamento di Adamo ed Eva per cui tutte le colpe sono degli altri e noi stiamo già facendo bene. La direzione spirituale richiede questo atteggiamento di umiltà per cui ci si piega e si dice io voglio che tu mi dica la verità. Una verità che non è plagio, attenzione, perché poi ci sono anche figure di direttori spirituali che eccedono nel dare consigli e nel imporre determinate scelte di vita. Il padre spirituale non impone delle scelte di vita, illumina sul cammino, però deve illuminare con coraggio quando il cammino diventa povero, quando il cammino diventa sbagliato. Allora ecco, è necessario veramente avere quest'umiltà, avere veramente questa disponibilità a forzarsi dentro ed accettare la visita del padre spirituale. Un'ultima cosa, ecco questa figura della Vergine Maria che guida sempre il cammino spirituale. Padre Pio confida nella Madonna come la luce del suo cammino spirituale. È a lei che dobbiamo rivolgerci perché ci aiuti a comprendere veramente il senso profondo della nostra esistenza e a guidarci verso il Signore Gesù. Pace e bene a tutti.